Io sono particolarmente orgoglioso di essere qui oggi e di essere in una sede così importante per l'amministrazione capitolina, perché denota l'importanza che vogliamo dare al tema della sicurezza stradale. E come ricordato in precedenza, abbiamo istituito questa nuova consulta con una delibera qualche mese fa qui in Campidoglio, con una seduta molto importante, molto partecipata anche da diverse autorità, proprio per sottolineare, per rimarcare ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale. Però è importante, non è banale la modifica, l'integrazione che abbiamo fatto rispetto alla precedente consulta. Appunto, lo abbiamo appena visto, si chiamerà consulta cittadina sulla sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità. Perché questa integrazione? Non perché ci andava di mettere troppe parole, ma perché è fondamentale affrontare il tema della sicurezza stradale a 360 gradi, integrato con gli altri temi, con gli altri argomenti della mobilità e della mobilità ovviamente sostenibile. Noi oggi a Roma abbiamo dei numeri da guerra. Ogni due giorni muore una persona per incidente stradale a Roma e non si contano il numero dei feriti, è una strage continua e soprattutto silenziosa, perché ormai purtroppo non fa neanche più notizia. Questo è dovuto sicuramente all'altissimo numero di automobili private che circolano oggi a Roma. Il nostro primo obiettivo deve essere quello di affrontare il tema della sicurezza stradale prevenendo, agendo sulle cause e non sugli effetti, e quindi riducendo fortemente il traffico privato, riducendolo sia in livelli quantitativi, quindi sappiamo benissimo ormai numeri che purtroppo sappiamo a memoria anche io, perché purtroppo sono anni che li ripeto, e quindi il mio obiettivo che mi sono dato in questa consigliatura è cercare di cambiare questi numeri, perché ad oggi è sempre quello, ovvero 70% dei cittadini romani che si spostano col mezzo privato e 30% che si spostano con il mezzo pubblico, bicicletta, a piedi e così via. Dobbiamo ridurre questo numero, perché ogni utente che noi spostiamo dalla mobilità privata al trasporto pubblico vuol dire ridurre fortemente il tasso di incidentalità. Poi bisogna agire in maniera aggressiva, in maniera drastica, in maniera concreta, ovviamente sul rispetto del codice della strada. È un tema che può risultare banale, ma purtroppo a Roma ancora non lo è. Soprattutto per quanto riguarda i limiti di velocità, soprattutto per quanto riguarda la sosta selvaggia, la doppia fila e così via, sono tutti temi che ovviamente vanno aggrediti e quindi poi adesso andrò anche ovviamente quindi a spiegare nel dettaglio quello che farà la consulta cittadina. Ci servirà, già lo stiamo facendo, ma ci servirà una più stretta collaborazione con la polizia locale, perché dicevo appunto, il tema della sicurezza stradale non è più un tema solamente trasportistico, ma è un tema in primis umano, perché ovviamente sono morti che non possiamo permetterci, che un paese non può permettersi. Sono poi anche costi economici e sociali che non possiamo permetterci, perché le stragi continue che avvengono sono anche un costo ovviamente. Ovviamente in primis c'è il lato umano, ci mancherebbe, ma poi c'è anche un costo che la collettività deve sopportare. C'è un aspetto poi sociale gravissimo da affrontare. E quindi appunto sono dei numeri che non sono in scala rispetto alle altre città europee, che hanno dei tassi di mortalità e di incidentalità estremamente inferiori rispetto alla città di Roma, e sono dei numeri appunto che dobbiamo combattere, e appunto le azioni di questa amministrazione vanno in questa direzione. Per quanto riguarda la consulta cittadina sarà uno strumento importante di confronto fra tutta la parte civica di questa città. Io lo affermo sempre ad ogni occasione, nella città di Roma ci sono tantissime esperienze civiche, tantissimi comitati, tantissime associazioni che spesso fanno un lavoro importante, fanno un lavoro fondamentale, ma che devono essere valorizzate, che devono avere una cornice istituzionale, una cornice amministrativa nella quale potersi esprimere. L'obiettivo della consulta è anche questo, quindi una sede istituzionalizzata, uno strumento a disposizione dei comitati e dei cittadini per poter presentare delle osservazioni, presentare dei progetti, confrontarsi in maniera costante e istituzionalizzata con l'amministrazione, che nella consulta sarà rappresentata a 360 gradi, la parte politica sia dell'amministrazione centrale che dei municipi, la parte amministrativa, quindi i dipartimenti, quindi la polizia locale e così via. Quindi uno strumento veramente a disposizione dei cittadini per affrontare questo tema in maniera diretta. E poi appunto lo voglio sottolineare ancora una volta, in maniera sistematica. Ovviamente se vogliamo ridurre il numero di incidenti stradali bisogna eliminare le automobili, bisogna combattere il pensiero che oggi ancora c'è a Roma, per il quale per molti cittadini l'automobile è uno strumento irrinunciabile, è un qualcosa che va e deve essere utilizzato a prescindere, un qualcosa per cui va difeso il posto auto, va difeso il parcheggio e così via. Non è così. Qualsiasi altra città, anche italiana, ma ovviamente europea, ma non solo europea,
mette l'automobile a margine, ai margini della vita cittadina, quasi come fosse un qualcosa da evitare, un vizio, tra virgolette. Ovviamente c'è un lavoro enorme che dobbiamo fare, che stiamo facendo per recuperare il gap infrastrutturale che c'è su Roma, perché il solito discorso che spesso mi si pone, dice sì, io lascio l'automobile privata a casa però non ho alternative. Premesso che questo discorso è vero fino a un certo punto, però sicuramente degli sforzi vanno fatti. Però è un po', per usare una metafora, un cane che si morde la coda. Finché io a Roma non riduco il numero delle automobili private circolanti, non potrò mai avere un sistema di trasporto pubblico efficiente, perché per quanto ATAC, le aziende di trasporto pubblico, possono fare degli sforzi enormi, ovviamente devono farli, non sto dicendo che il trasporto pubblico di Roma funzioni benissimo, ci sono dei miglioramenti fondamentali, ma tutti questi miglioramenti, se non sono accompagnati da una politica di riduzione del mezzo privato, come abbiamo detto più volte, ci stiamo lavorando, di congestion charge e così via, qualsiasi risultato sarà vano, qualsiasi investimento sarà sprecato. Quindi ecco, io concludo rapidamente, mi scuso se mi sono un pochino dilungato, però ci tenevo a sottolineare l'importanza della consulta come strumento di confronto veramente fra tutte le realtà di questa città, e l'importanza di vedere la sicurezza stradale non come un tema a sé stante, non come un tema staccato dagli altri, ma come un tema che si va a inserire nel discorso più ampio di trasformare questa città, di eliminare il traffico privato, perché veramente ridurre il traffico privato vuol dire aumentare la qualità della vita, vuol dire aumentare la qualità dell'aria, vuol dire poter uscire in strada e parlare con il vicino di casa senza essere sommersi dai clacson, senza essere sommersi dai rumori dell'automobile. È un qualcosa che dobbiamo cominciare a pretendere, perché io sono stanco di andare all'estero e dire come si vive bene nei paesi scandinavi, come si vive bene nei paesi anglosassoni e così via. Dobbiamo cominciare a pretendere un modello di città diverso, una qualità della vita migliore, perché i benefici, quando si elimina il traffico privato, sono a cascata per tutti, lo sono per le attività economiche, lo sono per le attività sociali, lo sono per le attività culturali. Quindi io mi auguro che poi ci sarà modo anche di ampliare questo discorso veramente con tutti gli stakeholder, come si dice ultimamente, con tutte le realtà, perché riducendo la mobilità privata, aumentando la mobilità pubblica, pedonale e ciclabile, quindi aumentando la sicurezza stradale, veramente ne guadagnano tutti. Grazie.